Buongiorno agli ascoltatori di Casale Monferrato per il flash del fine settimana di Fraser TV. Iniziamo con l'exploit per il casalese Federico Riboldi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. L'attuale vicepresidente è il più votato in assoluto con ben 9.074 voti ponderati. Ad imporsi è stata la lista di centrodestra, la provincia dei comuni, che ha conquistato il 53,74% dei voti contro il 44,84% della lista di centrosinistra Uniti per la provincia. In totale i votanti sono stati 1.245, eletti anche i Monferrini Corrado Tagliabue per il centrosinistra, Stefano Zoccola e Aldo Visca per il centrodestra. Si sveglia e trova un ladro in camera da letto. È stata la grande paura per una 42enne di Casale che, urlando e dando subito l'allarme, ha messo in fuga il malvivente dalla sua abitazione in via Trieste. L'uomo, il 28enne Omar Malgioglio, residente in città e già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, è stato poi arrestato dalla polizia di Casale in flagranza per furto in abitazione. Malgioglio aveva ancora addosso vari oggetti di bigiotteria e una memory card di un gioco elettronico appena rubati, oltre a numerose confezioni di tabacco, filtri e cartine, che in un secondo momento sono risultate frutto di un altro furto avvenuto in una casa nel rione di Porta Milano. Il 28enne è stato condannato a 2 anni con il rito abbreviato. C'entra un albero caduto in strada, ma il vero motivo è che era ubriaco. Protagonista dell'accaduto un automobilista casalese di 25 anni, che è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per il reato di guida in stato di ebbrezza. Al volante di una Fiat 500 il ragazzo ha centrato un albero che era precipitato sulla strada in salita Sant'Anna, a seguito del forte vento che stava imperversando sul Monferrato casalese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri che ha sottoposto al test dell'etilometro il giovane, il quale è subito risultato positivo con un tasso alcolemico di oltre 4 volte il limite consentito. Sono stati diversi comunque gli interventi dei vigili del fuoco di Casale nei giorni scorsi e non solo a causa del maltempo. I pompieri hanno soccorso una donna di 74 anni che era caduta sul pavimento del suo alloggio in un palazzo di Corso Valentino. Altro intervento poi in un appartamento al quarto piano di un edificio di via Candiani d'Olivola per soccorrere un anziano caduto a terra. I vigili si sono messi al lavoro per rimuovere anche un albero finito sui fili della illuminazione pubblica a Terruggia e per un principio di incendio in un alloggio in via Ottavi a Casale. A Casale sono in arrivo ricercatori italiani e internazionali per la lotta all'amianto. La delegazione con esponenti di Brasile, Colombia, Canada, Stati Uniti e Inghilterra, guidata dal professor Pietro Comba, direttore del reparto di epidemiologia ambientale e sociale del Dipartimento Ambiente e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma, sarà ricevuta lunedì 5 novembre alle 11 nella sala consiliare del Palazzo Municipale dal sindaco Titti Palazzetti, dall'assessore all'ambiente Cristina Fava e dal presidente di AFEVA Giuliana Busto. I lavori riprenderanno poi alle 15.30 con gli studenti delle scuole superiori e medie della città. Durante la fase pomeridiana si valuterà la possibilità di un gemellaggio tra Casale Monferrato e Sibaté, sede di uno degli stabilimenti Eternit della Colombia. 5.985 adesioni per il Sacro Monte di Crea. La campagna Il Paradiso non può attendere, lanciata dalla delegazione casalese del FAI a Crea in occasione delle giornate di primavera, ha portato ottimi riscontri. Le firme per Crea, Luogo del Cuore 2018, sono al momento 5.985 e collocano la località al 27° posto in classifica nazionale. Ricordiamo che la raccolta di firme proseguirà ininterrottamente fino al 30 novembre prossimo. Si amplia l'apertura della Biblioteca Civica Giovanni Canna di Casale. Aumentano così i giorni di apertura al pubblico con orario continuato, che diventano 4, dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 18. Restano invariate le aperture di venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, e quelle di sabato, che vanno dalle 9 alle 13. Il nuovo orario entrerà in vigore da lunedì 5 novembre. Concludiamo con lo sport e con il calcio. Trasferta del Casale Football Club nell'ottava giornata del campionato di Serie D. Sul campo del Borgosesi i ragazzi di Mister Buglio sono chiamati ad una prova d'orgoglio per tornare a vincere dopo i pareggi delle ultime partite. Inizio del match, ricordiamo, alle ore 14.30.